Il Campobasso si impone al Bianchelli e si prende la vetta solitaria della classifica battendo la Vigor Senigallia con un roboante 5-2 che punisce troppo severamente la formazione di mister Clementi, capace per lunghi tratti della gara di costringere la squadra molisana sulla difensiva. Senza Roberto ancora squalificato e Mancini infortunato, il tecnico di casa propone una formazione offensiva mentre Pergolizzi opta per la linea 4 dietro con Bonacchi dirottato a presidiare la corsia di sinistra. Dirige Vailati di Crema davanti a un pubblico che ha gremito gli spalti di uno stadio interamente colorato di rosso-blu. Partono bene i padroni di casa che, dopo essere riusciti ad affacciarsi in avanti con una certa continuità nelle fasi iniziali, passano in vantaggio al 13° con un calcio di rigore accordato al direttore di gara per l'intervento in ritardo di Coquen su Zammarchi appena dentro l'area. Capitan Pesaresi si incarica del tiro e spiazza Esposito per l'1-0. Il Campobasso reagisce rabbioso riversandosi in avanti e al 19° raggiunge il pareggio con un capolavoro di Coquen che, dopo essersi liberato della guardia dei difensori di casa con una serie di finte, scocca un sinistro chirurgico che si insacca all'incrocio dei pali dell'incolpevole Barzanti per l'1-1. I ritmi sono forsennati e la Vigor si fa preferire, ma le due difese contengono bene e le emozioni tornano solo a ridosso dell'intervallo. Al 41esimo, su una punizione alla tre quarti di sinistra di Cariota, Pesaresi prova a risolvere la mischia in area, ma in precario equilibrio non trova la porta. Due minuti dopo invece sono i molisani ad andare vicinissimi al raddoppio ancora con Coquen che arriva puntuale su un suggerimento alla sinistra e calcia a colpo sicuro, ma Barzanti evita il gol con un riflesso eccezionale, poi si torna negli spogliatoi in parità. Dopo il riposo i due tecnici confermano gli schieramenti alla prima frazione con i molisani che partono subito forte costringendo la Vigor a difendersi. Dopo aver superato i primi pericoli la squadra di Clementi riesce a rialzare il baricentro ma al decimo si ritrova in svantaggio. Coquen, conquistato un pallone sulla tre quarti, apre a sinistra per Lombari che dall'interno dell'area di rigore trova lo spiraglio per indirizzare la sfera nell'angolino lontano battendo nuovamente Barzanti. La Vigor non ci sta e prova subito a reagire, ma 4 minuti dopo incassa la terza rete con Maldonado che su punizione da circa 30 metri disegna una parabola perfetta che si spegne nell'angolo basso dove Barzanti non può arrivare per il 3-1. L'1-2 stordisce la Vigor che ci mette un po' a riprendersi, ma riordinate le idee i ragazzi di Clementi cingono d'assedio l'area molisana e gli ospiti faticano a risalire senza però riuscire a costruire palle gol nitide. Completamente sbilanciati in avanti nel tentativo di riaprire la gara, la squadra di casa viene ancora sorpresa in contropiede a 5 minuti al termine quando Di Nardo, dopo aver difeso un buon pallone all'altezza dei 20 metri, riesce a farlo giungere a Lombari che da buona posizione non si lascia sfuggire l'occasione di infilare ancora Barzanti firmando il 4-1. Uno che chiude i conti e la sua doppietta personale. La Vigor non si arrende e accorcia le distanze ancora con un penalty accordato da Vailati per fallo su Romizzi, con Cariota che a 2 minuti al 90esimo agli 11 metri fa 4-2. Anche se il risultato è ormai compromesso, i padroni di casa si spingono ancora all'attacco, ma in pieno recupero incassano in contropiede anche la rete di Grandis che fissa il punteggio finale sul 5-2, che lancia il Campobasso in testa alla graduatoria, ma la Vigor, pur sconfitta in maniera netta nel punteggio, esce comunque dal campo a testa alta tra gli applausi del proprio pubblico che ha apprezzato il generoso impegno della squadra di Clementi. Una vittoria contro una grande squadra allenata da un grande allenatore. Il Senigallia è la squadra, per il mio pensiero, per come vedo il calcio io, forse una delle squadre, se non la squadra che gioca meglio a calcio. Però oggi noi siamo stati all'altezza del Senigallia, abbiamo affrontato nella maniera giusta, forse con una mentalità un po' più offensiva, ce la siamo giocati alla pari e poi credo che alla fine abbiamo meritato questa vittoria. Però vanno fatti i complimenti al Senigallia, anche perché questi complimenti al Senigallia rendono ancora più bella la nostra vittoria. Mister Clementi, una sconfitta pesante, forse esagerata nelle proporzioni per quanto visto in campo. Sì, penso di sì, penso che il risultato ci punisca oltremodo per quello, per come abbiamo giocato in campo, per come abbiamo cercato di essere, insomma, di fare il nostro gioco. Credo che molti momenti della gara abbiamo fatto, secondo me abbiamo giocato bene, quindi il risultato è sicuramente pesante, però quando prendi 5 gol sono comunque 5 gol e quindi non sono pochi e bisogna che volti pagina velocemente perché la sconfitta è una sconfitta che fa male. È una sconfitta ovviamente contro una squadra fortissima e l'abbiamo visto che come sbagli qualcosa ti fa gol,
che se non l'affronti con tutti i giocatori al top della condizione o nella migliore giornata, sicuramente fai un po' fatica. Oggi sicuramente qualcuno di noi un po' meno bene del solito, e quindi se regali qualcosa di questo genere, nonostante, dico, abbiamo visto un bellissimo approccio della gara, ho visto una vigor molto buona nel primo tempo, e poi diciamo, dai, l'invenzione di Coquen dell'1-1 ha inciso.